Ciao a tutti ragazzi! Anche oggi vi porteremo con noi in una delle nostre avventure! E dove andiamo, Vastatore? Oggi andremo a visitare... se solo questo robot gigante con le ruote si togliesse di mezzo! E che cavolo! Ecco, guardate, guardate! Oh, mi è sembrato di vedere un dinosauro! E hai visto bene, Arex, perché oggi visiteremo la mostra dei dinosauri! Sì! Eccoli, li vedo! Mamma mia, ragazzi, sto già vedendo cose pazzesche! Caspiterinellaccia! Ma che fai, Arex? Scusa, Vastatore, sono inciampato! Ma ti sembra il momento di inciampare, Arex? E non l'ho fatto apposta, Vastatore! Mamma mia, che bello! Mi piace tantissimo! È vero, è fatto proprio bene questo dinosauro! No, Vastatore, mi riferivo a quella specie di macchinina blu, cioè è bellissima! Ma che ti importa della macchinina? Hai davanti a te dei dinosauri che sembrano reali! Ma io voglio fare un giro su quella macchinina! Non lo puoi fare un giro su quella macchinina, lascia perdere! Pensiamo ai dinosauri! Questo è un bellissimo esemplare di Saltriovenator, ragazzi! Dovete sapere che il Saltriovenator è vissuto nel Giurassico inferiore! Senti del fetore! Giuro che non sono stato io, Vastatore, è stato il Caccovenator! Non ho detto fetore, Arex, ho detto Giurassico inferiore! Nel senso, questo dinosauro è vissuto nel Giurassico inferiore. Ah! Infatti, come vedete, ha anche una sporgenza sulla punta del naso, proprio come il Ceratosaurus, vissuto tra l'altro nella stessa epoca. Del Saltriovenator, purtroppo, non sono stati ritrovati così tanti resti, quindi il suo reale aspetto rimane una pura speculazione. Pensate che non si sa nemmeno con certezza quanto fosse grande. Ma si dice che fosse più grande anche del Ceratosaurus stesso. E questo lo renderebbe il teropode più grande del suo tempo. Addirittura più grande del Tirannosauro! No, attenzione, Arex. Il Tirannosauro è vissuto nel Cretaceo. Ah, giusto! Il Saltriovenator, invece, è vissuto in un periodo in cui i teropodi non erano ancora così grandi. Ma tra questi teropodi sembra che lui fosse il più grande, giusto? Sì, Arex, ma ripeto, è solo una speculazione. Non c'è niente di certo. È veramente un dinosauro bellissimo. Guardate, anche una cacca di piccione sulla coscia. Lo dicevo io che era un Caccosaurus. E qui invece abbiamo il Parasaurolophus walkeri. O Walkeri. Non lo so, Walkeri, è la stessa cosa. Vabbè, abbiamo qui il Parasaurolophus. Che bel muso da paperella. Sì, Arex, perché il Parasaurolophus apparteneva all'ordine degli ornitischi. De che? Degli ornitischi. Il giradischi? Quale giradischi? Degli ornitischi, Arex, degli ornitischi. Ovvero i dinosauri col bacino da uccello. No, vabbè, è proprio vero che i dinosauri si sono evoluti dagli uccelli. Sì, è vero, Arex, ma qui c'è da precisare una cosa. Ovvero che i dinosauri che si sono evoluti in uccelli non sono gli ornitischi, bensì i teropodi. Strano ma vero. No, vabbè, io pensavo che ad essersi evoluti in uccelli fossero i dinosauri con il becco. No, invece erano i teropodi. Comunque, il Parasaurolophus era un bellissimo dinosauro ornitopode vissuto nel Cretaceo superiore. Quindi lui è vissuto insieme al Tirannosauro, giusto? Esatto, lui e il Tirannosauro hanno condiviso la stessa epoca. Oh mamma, e qui abbiamo un coccodrillo gigante! Questo deve essere il Sarcosuchus! Le polpette al sugo! No, ho detto Sarcosuchus! Fa molta paura, Vastatore, ha una bocca così grande, sembra che mi stia per mangiare, aiuto! Sì, magari allontanati, Arex. Giusto. Cioè, fa proprio paura, guarda che denti, mamma mia! Cioè, ha dei denti veramente affilatissimi! Mamma mia, non oso immaginare tutte quelle povere prede che sono finite sotto il suo palato! Già, è vero, non le invidio per niente. Comunque, qui c'è la descrizione e... Bene sì, ragazzi, avevo indovinato, questo è proprio il Sarcosuchus. E ovviamente, ragazzi, il Sarcosuchus non era un dinosauro, bensì un lontano antenato dei coccodrilli. E quando è vissuto questo, Vastatore? Quando è vissuto? Questo è vissuto nel Cretaceo. E lo sapevi, Arex, che il Sarcosuchus aveva uno dei morsi più potenti mai esistiti in natura? Mamma mia, che paura! E ci credo, con quella bocca che si ritrova e quei denti! Già, faceva veramente molta paura. Oh, lì vedo qualcosa di molto interessante. Vedo una carcassa di triceratopo insieme ad un tirannosauro inferocito! Ed è bellissimo, ragazzi! Mamma mia, cioè, ha la faccia un po' da scemo, però è fatto molto bene. Avrà pure la faccia da scemo, ma quei denti sembrano davvero letali. Già, i denti fanno veramente paura e questo mi piace un sacco. Comunque guardate, ragazzi, le zampine di questo tirannosauro sono scientificamente accurate. Perché, come vi ho già detto in qualche video fa, le zampe dei teropodi non erano rivolte verso il basso, bensì verso l'interno. Un po' come se i loro palmi si guardassero a vicenda.
E quindi le zampe di questo tirannosauro sono fatte bene. Sì, 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 è fatto molto, molto, molto bene. E anche questa carcassa è fatta bene. Guarda lì, mi fa venire un certo languorino. Cioè, è proprio appetitoso. A me invece fa venire da vomitare. Ma no, Alex, cioè, è bellissimo, guarda quanto sangue. Ma io, no, non voglio guardare, Vastatore, dai. E poi mi dà una certa soddisfazione vedere un triceratopo messo al tappeto da un tirannosauro. Dopo tutto quello che si dice che i triceratopi possono sconfiggere i tirannosauri. Beh, è vero che i triceratopi possono sconfiggere i tirannosauri, Vastatore. Sì, però è bello vedere quando è un tirannosauro a vincere la sfida. Ma magari sta dormendo. A me non sembra proprio che stia dormendo, Alex. E perché no? Perché è praticamente spezzato in due. La parte inferiore se l'è pappata il tirannosauro. Oh, cavolo, è vero. Ma perché? Non mi piace, non mi piace, voglio un triceratopo vivo. Vabbè, questo era vivo. Credo di sentirmi male. E qui infatti c'è scritto Triceratops horridus. Horridus perché era brutto. E dai, Vastatore, non essere così offensivo nei confronti dei triceratopi. Già abbiamo lì un triceratopo morto, stecchito, porta rispetto. No, comunque questo tirannosauro mi piace veramente tanto, ragazzi. Cioè, è fatto veramente molto, molto, molto bene. L'unica nota è che mi sembra in una posizione un po' troppo verticale rispetto a come dovrebbe essere. In che senso, Vastatore? Perché guardandolo da questa prospettiva in realtà è abbastanza orizzontale. Quindi niente, ragazzi, lo stavo soltanto guardando da una prospettiva sbagliata. Vedendolo frontalmente mi sembrava in una posizione troppo verticale. Invece no, invece è abbastanza orizzontale, perché i tirannosauri bilanciavano il loro peso mettendosi in una posizione orizzontale. E insomma, è così che si mantenevano in piedi. Una volta invece si pensava che strisciassero la coda per terra e il corpo fosse praticamente eretto. Un po' come quello di Godzilla, se vogliamo, però era una rappresentazione non propriamente accurata. Questa invece sembra abbastanza accurata. Però non ha le piume! È vero, non ha le piume, però in realtà non è che sia una certezza matematica che i tirannosauri avessero le piume. È vero, i teropodi avevano le piume, però nei resti dei tirannosauri nello specifico non sono state ritrovate tracce di piume. Questo non significa che non ce le avessero, ma semplicemente che non abbiamo prove della presenza di piume sul corpo dei tirannosauri. Anche se molto probabilmente ce le avevano. Vabbè, Vastatore, dai, smettila di inquadrare il triceratopo mutilato, per favore. Invece lo inquadro quanto mi pare, Alex, perché mi dà soddisfazione. Tu sei un sadico, sei un sadico, sadico senza pietà. Allora, dicevo che non ci sono prove della presenza di piume sul corpo dei tirannosauri, ma questo non toglie che ce le avessero, e se ce le avevano bisogna anche vedere in che quantità, in quale zona del corpo, sul dorso, dappertutto, ne erano ricoperti, avevano delle piccole ali al posto delle zampette, avevano dei ciuffi sulla coda, non lo sappiamo. Magari, chissà, in alcuni periodi dell'anno avevano le piume e in altri periodi no, magari le avevano soltanto nei periodi particolarmente freddi per riscaldarsi. Tutto questo per dirvi che rappresentare i tirannosauri senza piume non è così sbagliato, dato che non abbiamo delle prove scientifiche. Oh, 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 oh. Cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? Questo sembra un allosauro, Vastatore! E mi sa proprio di sì, Alex, sembra proprio un allosauro. Guarda, somiglia a Fimone! Beh, no, a Fimone no, no, non ci somiglia, dai, Fimone è Fimone, questo invece è un allosauro, un vero allosauro. Guarda gli artigli, guarda che zampe posteriori, cioè, è pazzesco, è fantastico. E poi ha uno sguardo molto, molto aggressivo. Infatti, ragazzi, l'Allosaurus era chiamato anche il macellaio del Giurassico. Era davvero il terrore di quel periodo lì. C'è sempre una cosa che ho invidiato degli allosauri, però, ragazzi, ovvero la lunghezza delle braccia. Cioè, avevano queste braccia possenti e lunghe dotate di quegli artiglioni. Cioè, magari i tirannosauri avessero quelle zampe. Ma che cavolo, ma non è un allosauro, ragazzi, è un neovenator! No! Vastatore, sei sbagliato, ragazzi, sei sbagliato! E beh, anche tu ti sei sbagliato, Alex! Chi? Io? Ma quando? Nel momento in cui non mi hai corretto, ti sei sbagliato anche tu! E certo, ora è colpa mia! Hai avuto anche il coraggio di dire che somiglia a Fimone! Beh, è vero che somiglia a Fimone! Non somiglia a Fimone! Comunque, ragazzi, rettifico! Questo non è un allosauro, bensì un neovenator! Quindi, ricapitolando, ho fatto tutto quel discorso sulla allosauro, ma in realtà non era un allosauro. Scusate, sbaglio anch'io, ok? Perdonatemi. Dai, però somiglia a un allosauro. E infatti non mi si può incolpare più di tanto. Cioè, tra l'altro, il neovenator è vissuto nel Cretaceo inferiore, cioè siamo anche in epoche diverse.
Però vabbè, anche per quanto riguarda il Neovenator, gli invidio tantissimo le zampe anteriori. In compenso non era grande quanto un tirannosauro. Sì, è vero, era più piccolino. Ma poi non è che sono vissuti nella stessa epoca. No, infatti, non ha condiviso il periodo né con l'allosauro né con il tirannosauro, perché l'allosauro è vissuto nel Giurassico, mentre il tirannosauro è vissuto nel Cretaceo superiore. Il Neovenator invece è vissuto nel Cretaceo inferiore. Però nel Cretaceo inferiore c'era comunque Eutyrannus, che era comunque un antenato del tirannosauro. Non so se vale, però comunque lui e il tirannosauro non sono coesistiti. Mamma mia, che bella fontana, Vastatore! Voglio farmi un bagno! No, 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 Arex, fermo! Dai! No, no, Arex, fa freddo, sta pure piovendo! Dai, Vastatore, voglio farmi un tuffo nella fontana! No, dai, andiamo avanti! Oh, guarda, guarda, guarda! Sai chi è quello? Non lo so. Quello deve essere Tito! Chi? Tito! Un dito, a me non sembra un dito. No, è Tito, Arex. E questo, ragazzi, è il primo sauropode in assoluto ad essere stato scoperto in Italia. No, vabbè! Ciro è stato il primo dinosauro, che è comunque un teropode. Questo invece è un sauropode. Quindi lui era un sauropode italiano. Già, piuttosto fammi vedere se ho sbagliato. No, infatti è proprio Tito. Questa volta hai indovinato, ragazzi. Lui è Tito. Viva Tito! Sì, viva Tito, viva Tito. E lui invece deve essere uno Styracosaurus. Sì, Vastatore, non ci sono dubbi. Questo è sicuramente uno Stichiarosaurus. Styracosaurus, Arex, Styracosaurus. Non riuscirò mai a dirlo come si deve. Comunque, ciao signor Stichiaracchiosaurus, che ci fai da queste parti? Sei venuto a fare la spesa? Arex, risparmiami le tue cretinate, per favore. Beh, secondo me tutti questi dinosauri si trovano qui apposta per fare shopping. Ma dai, ma che cavolo dici? Al centro commerciale si viene per questo, Vastatore, per shoppingare. Sì, certo. Comunque, sì, ragazzi, questo è proprio uno Styracosaurus. E anche questo è fighissimo. Cioè, sono fatti proprio bene questi dinosauri. Cioè, vi rendete conto di quanto sembrano realistici? Cioè, guardate quegli occhi, guardate quel corno, guardate la pelle, le squame, sono spettacolari. Sono fatti veramente troppo bene. Cioè, mi piacciono un sacco. Sì, è vero, sono fatti benissimo. Ah, cavolo, qui abbiamo un quesito. Deinonychus o Velociraptor? Vediamolo. Ok, ragazzi, io credo che questo sia un Deinonychus, perché lo sanno tutti, i Velociraptor erano piccoli come dei polli ed erano super piumati. Sì, è vero, ormai che i Velociraptor fossero piumati è appurato. Sì, è vero, quindi questo deve essere senza alcun dubbio un Deinonychus, anche come dimensioni siamo lì. Perché assomiglia moltissimo ai Velociraptor di Jurassic Park. E lo sanno tutti che i Velociraptor di Jurassic Park sono stati in realtà creati sulla base dei Deinonychus. Solo che non li hanno chiamati Deinonychus perché era troppo difficile da ricordare, non suonava bene, e Velociraptor era sicuramente un nome più memorabile. E quindi in realtà nel film hanno chiamato i Deinonychus Velociraptor, ma in realtà quelli che vediamo nel film sono dei veri e propri Deinonychus. Cioè, i Deinonychus erano così, ragazzi. Erano come i Velociraptor di Jurassic Park. Cioè, voi vedete blu di Jurassic World, e ovviamente pensate che i Velociraptor fossero così. In realtà non erano così i Velociraptor. I Velociraptor erano veramente dei polli con il muso da lucertola, mentre blu di Jurassic World è molto più simile a un Deinonychus. Quindi niente, quello che stiamo ammirando in questo momento è in realtà un Deinonychus, ne sono certo al 100%. Piccola parentesi, ragazzi, le zampe anteriori di questo Deinonychus non sono scientificamente accurate, perché non sono speculari, non sono rivolte verso l'interno, bensì verso il basso, come si era solito credere una volta. Quindi diciamo che questo è un modello di Deinoschinus un po' più arretrato. Sì, esatto, questo è un concept un po' più vintage, se vogliamo. Comunque non si può dire che sia fatto male, anzi, è fatto molto molto bene. E qui invece abbiamo un Ornitholestes, ragazzi! Cosa? Un Ornitholestes, era un predatore, o meglio, si presume che fosse un predatore. Ma in realtà, ragazzi, c'è chi ipotizza che questo non fosse poi così bravo a cacciare. Veramente? Già, di certo non era come un tirannosauro. A proposito di tirannosauri, guardate che figata questa riproduzione del volto del Tyrannosaurus Rex. Cioè, questo è fatto molto molto meglio di quello di prima. Per quanto quello di prima mi piacesse, penso che qui siamo proprio a un
a un livello molto più alto. Infatti, sembra molto più realistico. Guardate che denti, cioè, pazzesco, pazzesco, pazzesco. Comunque, tornando all'ornitolestes, in realtà si presume che non fosse un predatore così agile, anzi, al massimo si limitava a tendere agguati agli animali più piccoli, di certo non li rincorreva. Ma lasciamo perdere l'ornitolestes adesso, ammiriamo questo Tyrannosaurus perché è qualcosa di spettacolare. E qui abbiamo uno Stygimoloch. Lo Stygimolosch! Ed è bellissimo, ragazzi, ci è fatto veramente tanto tanto bene. Guardate che bel colore. E gli hanno fatto anche il piumaggio. Che gli hanno fatto il formaggio? No, gli hanno fatto il piumaggio, cioè guarda sul dorso, ha un bel piumaggio. Oh, è vero, Vastatore! Mi piace tantissimo, ragazzi. Poi guardate queste corna che gli spuntano da dietro la testa, cioè sono fatte veramente benissimo, cioè è stupendo, veramente stupendo. No, ragazzi, non è lo Stygimoloch, ho sbagliato un'altra volta, il Dracorex. Come ho potuto sbagliarmi? Visto Vastatore non è onnipotente, anche lui sbaglia. Cioè non lo so, vabbè, dai, ragazzi, somiglia allo Stygimoloch, che cavolo. Uff, vabbè, ragazzi, comunque anche il Dracorex, come lo Stygimoloch, era un dinosauro pachicefalosauride. Che cosa? Era un pachicefalosauride, Alex, un pachicefalosauride. È un pachicefalosauride. No, senti, nemmeno ci provo. E infatti rinuncia. Ed è vissuto nel Cretaceo superiore. Beh, interessante. Sì, è interessante, però che cavolo. Perché ti arrabbi? Perché odio dover ammettere la mia colpa. Ma di che stai parlando? Del fatto che ho sbagliato. Ma dai, Vastatore, si può sbagliare nella vita. Tutto sommato somiglia allo Stygimoloch, insomma quell'altro. Sì, è vero. In mia discolpa posso dire che sono entrambi i pachicefalosauridi. Ecco. Dai, andiamo avanti. E qui abbiamo il Ticinosuchus. Che? Il Ticinosuchus, Arex. E che dinosauro è? No, questo non era un dinosauro, Arex. È un genere estinto di arcosauro vissuto nel Triassico Medio. Oh, quindi ancora prima che nascessero i dinosauri. Sì, esatto. Un altro ornitopode vissuto nel Cretaceo superiore. Ditemi che non ho sbagliato. E infatti è proprio il Tetisadros. Che bello, che bello. Ho indovinato questa volta, ragazzi. E niente, anche questo è fatto molto molto bene. Quindi se avete modo di venire a visitare queste riproduzioni, fatelo, perché ne vale assolutamente la pena. Sono meravigliose. Oh, guarda, lì c'è una libreria. Vediamo se ci sono i nostri libri. No, non ci sono i nostri libri. Andiamocene. Sì, infatti andiamocene. Mannaggia. Arrivederci. Eh sì, ciao ciao ciao.